Ciao a tutti, oggi sono una bellissima Vera Tour, Vera Club, e sono alla Scoglio della Galea in Calabria, a Capo Vaticano, e come potete vedere è un posto straordinariamente bello. Però che cos'è oggi? Che cosa voglio fare oggi? Voglio lavorare la famosa tricipidi, anche conosciuto come le vele, per tutte le mie amiche che si sono allenate con me con questa settimana di fitness qui nella bella Calabria, e ho promesso alle mie amiche, ciao a tutti, che avrei fatto questo allenamento. Allora, parliamo dei tricipiti, delle vele. Questa zona è, è una questione muscolare, ma anche una questione della pelle, perché man mano che noi cresciamo vedrete che la pelle e i muscoli camminano su due binari diversi. Allora, oltre a questi esercizi vi consiglio anche di utilizzare i miei bigori, i miei pro skins, che trattano vero e proprio la cute, ok? Proprio per rassodare, dimagrire, drenare, migliorare l'aspetto delle braccia, e anche le creme, perché c'è una crema che è proprio rassodante ed urto, che aiuta proprio a rassodare, o più che altro stimolare i fibroblasti a produrre più collagene per fare un effetto lifting. Ricordate, è possibile migliorare l'aspetto del tuo corpo a qualsiasi età. Il mio lavoro è più di anti-invecchiamento adesso che fitness, ma comunque vanno mano nella mano. Allora, andiamo avanti con il nostro primo esercizio. Prendiamo le braccia dietro di noi e cominciamo a proprio spingere una mano contro l'altra. Allora, è come se stessi provando di battere le mani dietro le mie spalle, ok? Ma che cosa succede? Succede che molte volte le persone portano le spalle in avanti e lavorano curve. No, dobbiamo portare petto in avanti, spalle indietro, e allontaniamo le spalle dalle orecchie, ok? Proprio non qui, ma qui, e continuiamo a spingere le mani, ok? Ancora 8, 7, 6, 5, spingi, 4, 3, 2, adesso incrociamo le mani, e incrocio. Sono piccoli esercizi, semplici, da fare o a corpo libero come sto facendo adesso, o magari con due bottigliette d'acqua, da mezzo litro ciascuno, che diventano 500 grammi, 500 grammi, o potete usare anche i pesetti volendo. Ok, di nuovo, battiamo le mani, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, incrociamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, battiamo le mani di nuovo, 8, bello semplice, no? 5, 6, 7, 8, 9, incrocio, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Adesso facciamo un altro esercizio meraviglioso utilizzando una sedia. Ti metti proprio sulla sedia, le mani vanno sul lato proprio sulla seduta, spalle indietro sempre, andiamo a piombo, scendiamo 1 e su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, e 1 e 2, recupero, ci sediamo. Di nuovo, facciamo 12, and 1, spingo proprio giù, scendo proprio a filo di piombo sulla sedia, ancora, 4, 3, 2, facciamo un altro, 4, facciamo 4, 3, 2 e 1, su. L'altra cosa, se lo sentite che è troppo pesante, perché magari sono, la prima volta che fai questi esercizi, non riesci a farlo in modo corretto, metti le mani proprio sui braccioli della sedia e fai piccole spinte verso alto, senza staccarti dalla sedia troppo, ok? 8, 7, 6, 5, spingo verso basso, 4, 3, 2 e 1, relax. Come si sente che cominciano proprio a bruciare questi muscoli sotto le braccia? Ricordate che comunque ci sono zone purtroppo più complicate degli altri, l'interno coscia, qua sotto il braccio, dietro la schiena, e i glutei che si svuotano purtroppo dopo 37-38 anni cominciano a svuotarsi, ma con un po' di costanza, 5-10 minuti al giorno, vedrete i risultati. Di nuovo, andiamo a fare la terza serie, ancora 12, 11, 10, potete anche rimanere qua a tenere mentre io conto, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
e stop su. E adesso vi faccio vedere l'ultimo esercizio che mi piace tantissimo. E aspettate qua, vado a prendere la mia bottiglia. La bottiglia può essere comunque di, cioè potrebbe essere un peso, potrebbe essere un libro, può essere una bottiglia, può essere qualunque cosa che pesa, ma uniamo le mani sopra la testa, passo dietro la testa e stendo in su, ok? Su, due, tre, chiudi i gomiti, ok, stendo fino a su, stendo bene in su, continua ancora, proprio allungando le braccia verso alto, ok? Allunga in su, pensa di estendere, estendere, allungo, allungo ancora, 4, 3, 2, continua ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e vi faccio vedere un altro esercizio che lo potete fare da soli. Prendo la mano dietro la testa, piego un braccio alla volta a questo punto, ok? Estendo in su. E 1, 2, ok, solo l'avambraccio lavora ancora. 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, 2, e cambiamo braccio, di nuovo va sopra, aggrappa sul gomito, continuo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Eccoci qua, abbiamo fatto il nostro allenamento per i tricipiti, esercizi facili, divertenti, semplici da eseguire per tutti quanti, per andare a allenare le nostre vele. E dedicato a tutte le mie amiche qui di Vera Club che abbiamo fatto qui in Calabria a Scoglio della Galea, come potete vedere qui a Capo Vaticano, estremamente bello, ve lo consiglio, e vi aspetto qui su YouTube sul mio prossimo allenamento insieme. Mi raccomando, se vi è piaciuto il mio video, di spingere like, condividetelo se vi va, e mettilo anche su un playlist, perché creando la tua stessa playlist della Jill potrete ritrovare il mio video molto più facilmente. E poi, se non siete già iscritti al mio canale, mi raccomando iscriviti, perché ogni settimana ci sono nuovi video dedicati a che cosa? Al tuo benessere. Un bacio dalla Jill, ti aspetto alla prossima.